Oggi vedremo gli accordi più comuni nella chitarra jazz e le posizioni più utilizzate. Ovviamente stiamo parlando degli accordi di settima, maggiore settima, minore settima, semidiminuito, dominante settima, e solitamente il chitarrista, quando si trova una sigla dove c'è il 7 a fianco, solitamente si spaventa, soprattutto se ha le prime armi, poiché non sa leggere o trasportare, decodificare quella sigla per poi portarla appunto sulla chitarra. Quale posizione utilizzare per l'appunto? Ma prima di incominciare, vediamo perché è così importante conoscere gli accordi jazz, o più comunemente possiamo dire gli accordi di settima, poiché questi accordi non sono solo utilizzati nel jazz, ma ormai sono entrati anche nel linguaggio comune della musica popolare, quindi del pop, ma anche nella musica di derivazione afroamericana, come può essere il soul moderno, l'R&B, l'hip hop, lo-fi, questi sottogeneri che oggi vanno molto di moda. E anche possiamo trovare questi accordi in una semplice canzone pop che magari all'orecchio ci sembrava semplice. Semplice. Poi magari andiamo a cercare gli accordi e troviamo nelle sigle che appunto ci sono molti accordi di settima che poi non sappiamo come suonarli sulla chitarra. Per imparare questi più comuni accordi ci faremo aiutare da uno degli standard jazz più conosciuti, che è Autumn Leaves. Ho scelto questa progressione armonica poiché troviamo sia un 2-5-1 maggiore e sia un 2-5-1 minore. È bene ricordare che la progressione armonica del 2-5-1 è una delle più importanti nel jazz, quindi è bene imparare sia i 2-5-1 maggiori sia i 2-5-1 minori per avere appunto un ampio spettro di accordi, che poi sono solitamente questi quelli utilizzati negli standard. Conoscendo queste posizioni possiamo già dire che potrai riempire le tue canzoni e le tue canzoni preferite con accordi nuovi, colorati, e da ora in poi sono sicuro che leggere queste sigle con a fianco il 7 o la settima sarà molto più semplice per te. La progressione che vediamo oggi sono le prime 8 battute di Autumn Leaves, e gli accordi sono questi. Certi non li ho presi in posizione fondamentale appunto per mettere delle tensioni comuni, molto comuni nel jazz, quindi che potete imparare direttamente delle posizioni utili per poi suonare uno standard, ma vi farò vedere anche delle posizioni più comuni. Ad esempio andremo a vedere due posizioni di accordi di dominante settima. Quindi la progressione armonica fa così. Cominciamo con l'identificare i 2-5-1 maggiori da quelli minori, quindi il 2-5-1 maggiore è questo, il primo che ho suonato, quindi Do minore settima, Fa settima, in questo caso lo suono direttamente con la nona, quindi Fa nona, c'è anche la settima minore, e Si bemolle maggiore settima. Invece il 2-5-1 minore è composto dal La minore settima bemolle 5 o La semidiminuito, il Re settima bemolle 9, qua aggiungiamo anche qui una tensione più utilizzata, che poi cade appunto su un accordo minore, Sol minore settima in questo caso. Ok, vediamo anche la posizione di Mi bemolle maggiore. Come avete visto, c'è anche questo accordo di mezzo fra questi 2 e 5-1. Tuttavia, per il momento non andiamo a identificare la sua funzione, però ho fatto un'analisi ben approfondita di Autumn Leaves che troverai su questo canale e te la faccio apparire qui sopra se appunto vorrai fare degli approfondimenti. Quindi per il momento questo accordo non lo analizziamo, ma ci servirà per vedere un'altra posizione, ed è comunque importante perché fa parte di questa tipica progressione armonica. Ok, ora andiamo a vedere nel dettaglio gli accordi che abbiamo visto, guarderemo le posizioni e le diteggiature più comuni, vi darò delle posizioni più comuni che ho appena utilizzato, che sono ovviamente utili al movimento che abbiamo visto, ok? Quindi partiamo col 2-5-1 maggiore di Si bemolle maggiore, che è Do minore settima, Fa settima e Si bemolle maggiore, ok? Quindi il Do minore settima l'abbiamo visto in questa posizione, ok? Tutte queste note vengono premute sull'ottavo tasto, però ovviamente il medio sull'ottavo tasto della sesta, e qua c'è un mini barré che io faccio con l'anulare, che lo suono appunto l'ottavo della quarta, l'ottavo della terza, l'ottavo della seconda. Ok? Poi suono il Fa settima, che il Fa settima lo suono già con la nona. Quindi il medio scende sull'ottavo tasto ma della quinta corda, poi l'indice va sul settimo tasto della quarta, e poi l'anulare e il mignolo vanno sull'ottavo tasto, l'anulare va sulla terza corda, ottavo della terza, mignolo, ottavo della seconda. Ok? Quindi il movimento è questo.
Poi andiamo sul Si bemolle maggiore, l'indice sul sesto tasto della sesta corda, poi anulare settimo tasto della quarta, mignolo settimo tasto della terza e medio sesto tasto della seconda. Quindi ok, quindi farà così. Poi c'è Mi bemolle maggiore, quindi eravamo qui, il Mi bemolle maggiore, scendiamo con l'indice, scendiamo, quindi sesto tasto della quinta e poi cambiamo posizione. L'anulare va sul ottavo tasto della quarta, poi medio va sul settimo tasto della terza, poi mignolo va sull'ottavo tasto della seconda. E si crea questo accordo. Quindi eravamo qui, adesso passiamo qui. Ok, quindi la prima parte la risuoniamo un attimo, fa così. Quindi adesso passiamo al 2-5-1 minore di Sol minore, come abbiamo visto prima. Quindi adesso andiamo a vedere La semidiminuito o La minore settima bemolle 5, si possono chiamare in tutti e due i modi. Quindi medio quinto tasto della sesta, anulare quinto tasto della quarta e mignolo quinto tasto della terza, come se fosse un La minore settima, solo che ovviamente aggiungiamo La quinta bemolle che la prendiamo premendo il quarto tasto della seconda, quindi qui. Se fosse stato La minore settima, il Mi sarebbe stato naturale. Ma noi dobbiamo suonare un semidiminuito, quindi suoniamo il quarto tasto. Ok, poi abbiamo suonato un Re settima bemolle 9. Quindi da qui scendiamo, il medio scende sul quinto tasto della quinta, poi l'indice va sul quarto tasto della quarta, l'anulare va sul quinto tasto della terza e qui facendo un piccolo barré, quindi lo suoniamo insieme, col barré, quindi sempre con l'indice, suoniamo anche in questo caso, teniamo premuto il Mi bemolle, quindi quarto tasto della seconda. L'accordo fa così. C'è chi suona questo accordo così, ma secondo me è più semplice suonarlo così. Ok, Sol minore settima invece possiamo vederlo così, con questa posizione, quindi terzo tasto della sesta, terzo tasto della quarta, terzo tasto della terza, terzo tasto della seconda, quindi solo con un barré. Quindi dobbiamo pizzicare solo la sesta, quarta, terza, seconda. O potete utilizzare la posizione che abbiamo visto prima. Così. Una cosa che c'è da dire, guardiamo le posizioni fondamentali degli accordi di dominante settima, che prima abbiamo visto il Fa settima con la nona così. La sua posizione fondamentale sarebbe così. O così. Quindi fondamentale sarebbe Fa sull'ottavo, anulare sul decimo, anche in questo caso l'indice fa una pressione di barré perché dovremmo suonare l'ottavo sempre con l'indice, e poi il mignolo che è libero va sul decimo tasto della seconda. Poi guardiamo un'altra posizione fondamentale che è simile a quella che abbiamo visto del Fa nona, Fa settima nona, solo che invece di suonare questa nota torniamo indietro e appunto suoniamo la fondamentale, quindi la tonica solo un'ottava sopra, però ovviamente dovremmo cambiare posizione, quindi anulare sul ottavo tasto della quinta, medio sul settimo della quarta, mignolo sull'ottavo della terza e ovviamente indice sul sesto tasto della seconda. Ovviamente stessa cosa vale per il Re l'abbiamo visto, Re
Re bemolle 9, se noi lo vogliamo vedere in posizione fondamentale, stessa cosa. Quindi vediamo ancora tutta la progressione che abbiamo visto prima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, ho utilizzato due diteggiature diverse sul Sol minore come vi avevo accennato prima, quindi da ora in poi se troverai delle sigle di accordi con a fianco il 7 o la settima, sono sicuro che riuscirai a leggerli come hai visto nelle sigle che sono apparse in sovraimpressione nel frattempo che guardavamo gli accordi. Quindi basandoti anche su quelle e sulle posizioni, piano piano riconoscerai le sigle più facilmente di questi accordi e li trasporterai più facilmente sulla chitarra. Ovviamente queste sono posizioni che potrai ovviamente trasportare in altre tonalità, quindi da ora in poi sarà più facile studiare brani più complessi armonicamente, utilizzare queste posizioni e ovviamente aggiungere degli accordi più colorati magari alle tue canzoni preferite. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto e l'hai trovato utile. Se così è stato, lascia un like e iscriviti al canale e ti auguro buona musica, buone nuove canzoni con questi nuovi accordi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!